Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con Trieste in diretta. In questo primo blocco parleremo di trenini perché abbiamo ospite il presidente del Fair Club, Stefano Delami, un'associazione che appunto si occupa di modellismo ferroviario ormai da tanti anni perché è nata prima degli anni 90, se non ricordo male. Esattamente, buonasera a tutti. E la nostra associazione, il nostro club è nato esatto nel 1988. E siete a Trieste, ovviamente avete una sede in questo momento a Servola, in Via via dei dei Giardini, in Giardini. Via dei Giardini numero 16, tra l'altro raggiungibile anche con i mezzi pubblici quando si fermano proprio davanti alla sede. Ecco, so che questa sede è l'ultima di altre che avete avuto in passato, via via espandendo l'attività, espandendo soprattutto la superficie delle ricostruzioni di percorsi ferroviari, di rete ferroviaria, di stazioni, eccetera, è stato necessario trovare spazi più ampi e quindi adesso siete ospiti, mi pare, una struttura del comune, Sì, se esatto, non l'ex ricordo. scuola che si trova in Via dei Giardini 16. Ecco, cosa fa il Fair Club? Ecco, che tipo di modellismo ferroviario vuol dire tutto e niente, no? Perché abbiamo i trenini che ciascuno di noi magari da piccolo aveva a casa, quel piccolo plastichino che stava nella stanzetta in cui appunto uno studiava, dormiva, eccetera. Voi invece fate qualcosa su scala molto più ampia, non per quanto riguarda la dimensione dei modellini, ma per quanto riguarda appunto, come dicevamo prima, l'estensione del plastico, chiamiamolo così, anche se fosse plastico è una parola che è un po' riduttiva, vero? Sì, un po' riduttiva, diciamo, però comunque che non è che ci occupiamo soltanto, abbiamo modelli in tutte le scale, quindi abbiamo dalla scala più grande, che è la scala 1, scala sta 1,22,5, la scala LGB, le ferrovie da giardino, alla scala più piccola, che è la scala Z, che è il rapporto di 1,220. Quindi anche molto più Quindi impegnativo molto più forse da impegnativo, è una gestire. cosa che stiamo sviluppando, è un lavoro che dovremmo fare a breve. Iniziamo con le ferrovie da giardino, abbiamo un tracciato appunto nel giardino della sede dove facciamo circolare alcuni mezzi speciali, soprattutto il modello in scala funzionante della trenovia di Opicina, che è stato realizzato a mano da un socio onorario da nostro che purtroppo è recentemente scomparso. Abbiamo sempre in questa scala la riproduzione della ferrovia Parenzana, che quest'anno, tra l'altro, ricorrono gli 80 anni della sua chiusura. E a proposito di questo, volevo dire, noi abbiamo partecipato, unico club straniero, ad una mostra presso il Museo di Isola d'Istria che si è tenuta nel mese di settembre. Proprio per questo evento abbiamo portato alcuni dei nostri modelli, naturalmente, primo fra tutti, il tram di Opicina, caratteristico Certo, della nostra certo. città. Dopodiché passiamo ad altri plastici nella classica scala H0, che è quella che la più diffusa, quella appunto dei trenini di Natale, dove stiamo realizzando un plastico, il nostro plastico senza frontiere è in fase di continua evoluzione. Adesso quest'anno abbiamo iniziato a preparare, abbiamo quasi ultimato la parte della stazione centrale. Facciamo circolare mezzi di tutti i tipi, non soltanto anche a carattere tematico, per fare la prossima manifestazione che è il primo di novembre faremo come tema la trazione termica, quindi tutto mezzi diesel, Capito? chiaramente di varie epoche, Certo, dalle epoche moderne alle cosiddette automotrici che si vedono tuttora in alcune linee soprattutto del sud sud Italia. Italia. Poi abbiamo il plastico con cui abbiamo iniziato negli anni, che penso si Sì, ricorderà. io dovrei ricordarlo perché non volevo dirlo, ma io sono uno dei soci fondatori del Fair Club, appunto nel 1988. 1988, poi per esigenze di lavoro, poi il tempo magari è sempre meno, uno perde un po' di vista, infatti io in Via dei Giardini non sono mai Venuto e venuto a quindi maglie, vedere, quindi colgo dovrò, l'occasione un per invito un invito ufficiale, ufficiale davanti ai telespettatori di venire a e anche trovarci. un rimprovero per aver così. Non si rimprovera mai. Aver così un po' dimenticato certe attività piacevolissime, ma che poi purtroppo si scontrano con gli impegni Con l'impegno quotidiani di quotidiano. ciascuno di noi. Diciamo, abbiamo il nostro plastico che riproduce un angolo delle ferrovie rettiche, che quest'anno abbiamo, come dire, modernizzato, abbiamo realizzato un nuovo impianto luci totalmente automatico che passa su tutte le varie fasi del giorno. Parliamo della ferrovia del Bernina, Sì. giusto? Quelli dei vagoni e locomotori rossi. Sì, no, proprio, ne siamo un po' prima, siamo il cantone di Grigioni, Ah, la ok. stazione di Susch. Comunque, diciamo, i treni, poi abbiamo realizzato sempre in quella scala un piccolo diorama totalmente automatico, sempre realizzato da un socio,
Poi altri plastici che abbiamo sono i plastici della Märklin, quindi corrente alternata, uno un plastico risalente agli anni 60, completamente ristrutturato, ed uno un plastico a parete che corre appunto sulle pareti della stanza con una grande stazione, anche questo chiaramente modernizzato con la nuova tecnologia digitale. Infatti a questo volevo arrivare, cioè oggi vediamo magari un plastico in funzione, vediamo appunto trenini, vediamo passaggi a livello che si chiudono e le luci che seguono il ritmo giorno-notte eccetera, ma dietro a tanti convogli in movimento contemporaneo, ma dietro a questa cosa, a quanto possiamo vedere, c'è tutta una parte ingegneristica, direi, di elettronica, elettrotecnica. C'è la cosetta stazione Ombra, se non ricordo male. Esattamente, cioè, ci sono un sacco, e forse più quello che è nascosto alla vista del pubblico, dell'osservatore, che quello che uno materialmente vede e ammira nel movimento. Esatto, il lavoro si svolge praticamente dietro, dove vengono preparati i convogli, vengono programmate le locomotorie, le locomotive. Cioè ogni locomotiva ha dentro di sé un microchip, un decoder, che viene programmato, quindi la macchina risponde a quel numero, ai suoi parametri, quindi nel plastico possono circolare, chiaramente senza evitando danni, molte più macchine rispetto a quelle che era una volta, senza dover utilizzare binari sezionati, usare i mezzi meccanici che c'erano una volta. Questo però forse ha reso questa passione un po' più da adulto, che da, mentre noi da ragazzini, da bambini, giocavamo magari in ginocchio sul pavimento con i trenini, ci facevamo il nostro piccolo plastico, mi ricordo i binari e i modellini della Lima o della Rivarossi, no? Eccetera, erano molto semplici, costruivi anche con l'aiuto del papà, magari costruivi il tuo percorso, ci mettevi sopra il trenino, davi corrente col trasformatorino con la levetta c'è e funzionava, ancora. No? Adesso però c'è molta tecnologia, però, che forse rende meno l'approccio meno facile per un bambino, ci vuole la presenza comunque dell'adulto che sappia. E diciamo che gestire. I bambini di oggi sono molto più preparati di noi, per cui diciamo l'adulto sì al bambino, ma già un adolescente può tranquillamente non solo mettere mano, ma anche diciamo è molto più spigliato. La tecnologia negli adolescenti di oggi è molto più presente che non di quanto eravamo noi. Noi abbiamo dei soci giovani, ancora minorenni, che comunque sono tranquillamente autonomi, possono tranquillamente lavorare e gestire diciamo un tracciato senza nessun problema, senza la presenza di un adulto. Certo. Ecco, decidere quale tracciato, quale plastico, quale struttura ricreare è frutto di un accordo preventivo fra i soci, o ognuno può andare e dire boh, io voglio fare quello, mi piace quella particolare sezione di ferrovia, che so, della Val Gardena piuttosto che qualsiasi altra cosa, me la realizzo, o invece c'è una concertazione, allora, diciamo fra se facciamo, se dobbiamo realizzare qualcosa a livello sociale, ovviamente chiaramente si decide tutti insieme cosa fare, bisogna fare comunque tutti insieme, perché fare un progetto, vedere uno studio di fattibilità, poi comunque ognuno di noi mette qualcosa di suo, chi mette la parte elettronica, chi è il modellista che mette proprio la parte puramente paesaggistica, chi tra virgolette la parte meccanica, quindi dice il tracciato, però diciamo un tracciato, un progetto nasce chiaramente dagli insieme di più cose. Quindi serve un team. Bisogna avere comunque un team con varie specializzazioni per poter dare ognuno del proprio contributo, e dopo si decide cosa fare. Possiamo decidere di dedicare un qualcosa abbiamo per esempio il diorama che è stato realizzato da un socio, uno studio di fattibilità, ha fatto un piccolo diorama di una parte sempre delle ferrovie rettiche, per poterlo armonizzare con quello che avevamo già. Certo, una volta realizzato voi conservate tutto, non è che dopo un certo periodo eliminato e fatto qualcosa di nuovo, quindi pian piano anche l'archivio, fra virgolette, ampliando. Sì, diciamo siamo arrivati, non dico quasi al limite, però diciamo comunque lo spazio si trova sempre, perché ormai con la tecnologia di oggi si possono realizzare dei plastici a moduli, a parete, cioè il classico tracciato diciamo va bene sì, ma dopo un po' ci manca qualcosa. Certo. Comunque è sempre, diciamo, il lavoro è sempre in evoluzione. Certo. Un lavoro non finisce mai, perché chiaramente quando sembra finito, ma no, si potrebbe aggiungere qualcosa, aggiungiamo qualcosina. Quindi un lavoro viene fatto comunque sempre. Certo. Avete rapporti con altre associazioni italiane e straniere sì. che si occupano? Cosa succede? C'è uno scambio di materiali, di idee, di visite reciproche, di competizioni anche? Ma competizione no. Visita reciproche sì, abbiamo cominciato già da anni, abbiamo rapporti con i club della, diciamo, tra virgolette, dell'Austria, della Slovenia, della Croazia,
del Veneto. Abbiamo già fatto nel 2012, ogni anno un club fa un meeting, un raduno fra i vari club nella propria città. Siamo stati a Zagabria, il club è stato a Salisburgo, nel 2012 avevamo organizzato qua a Trieste, nel 2016 speriamo di riuscire a organizzare nuovamente il meeting qua a Trieste, quindi avremo, chiaramente verranno questi club stranieri, porteranno i loro modelli, i loro diorami. Quindi avremo comunque un interscambio, non tanto di idee, ma quanto di modelli speciali. Ricordo che nel 2000, lo scorso anno, l'1 e 2 novembre, proprio siamo stati i primi a realizzare una mostra di ferrovie, di mezzi di Slovenia, Croazia e Serbia. Infatti io non finirò mai di ringraziare due soci che sono Carlo e Gianluca, che hanno portato dei modelli veramente preziosi, sia statici che ovviamente circolanti. Quindi abbiamo avuto allestire questa mostra che ha avuto un ottimo successo sia di pubblico e anche sui social network. Ecco, parlando di pubblico, io so che voi avete l'iniziativa dei trenini della domenica che ormai sta proseguendo da tanto tempo, Dal 2003, quindi sono 12 ininterrottamente. anni ininterrotti in cui alla domenica siete aperti Siamo al aperti dalle 10 alle pubblico. 12.30, la prima domenica di ogni mese, da ottobre a maggio. Ecco, quindi è possibile venire a visitare, è possibile anche solo guardare o No, solo no, interagire con. si può anche interagire. Ovviamente i più piccoli hanno il plastico loro dedicato, che assolutamente dove guidano loro, conducono loro, e a sistema tradizionale, quindi con trasformatore, però loro possono interagire, possono guidare i modelli, chi vuole può portare magari sai, il suo locomotore, il suo trenino, può farlo circolare. Abbiamo un simulatore di locomotive, simulatore computer, quindi i più tecnologici, che sono tra l'altro sono di ragazzi bravissimi, molto svegli, possono interagire con quello. Cioè possono anche cimentarsi nel simulare la guida di un Sì, posso treno. simulare la guida di un locomotore con le varie condizioni climatiche, quindi è tutta una cosa in essere. Visto il grande successo di pubblico, faremo anche due aperture straordinarie, una che sarà il 15 novembre, quindi fra 2 settimane, e poi ovviamente nel periodo natalizio, che è il periodo più, diciamo, come si dice, più propenso ai regali di Natale, eccetera, faremo l'apertura il giorno 6, che è la prima domenica del mese, e il giorno 20 dicembre l'apertura straordinaria, sempre per. Perfetto. Ecco, io mi ricordo di aver letto, aver sentito forse da qualcuno dei soci che avete dovuto in certi casi mettere addirittura un eliminacode, tanta era l'affluenza di persone per venire così a vedere, a cimentarsi. Quindi Si riesce a entrare richiama tranquillamente. Richiama moltissimo. tantissimi bambini. Noi diamo a tutti quanti un bigliettino, perché dopo di solito, verso la fine della manifestazione, intorno alle ore 12, facciamo l'estrazione dei premi a loro dedicati. Infatti, io spero che nel mese di dicembre vengano numerosi, perché chiaramente i premi saranno come Certo. proporzionati al mese natalizio. Ecco, Chiaro, per dire ecco, tutto così. questo a titolo gratuito. Il Questo è visitatore tutto. entra e guarda, Entra, guarda, usufruisce chiede. senza Può scambiare con pagare. noi, può scambiare, possiamo scambiare delle opinioni. Ci sono molti modellisti, tra virgolette, che stanno a casa, fanno da soli, però vengono da noi, possono scambiare idee, poi se si può parlare anche eventualmente, gli diamo una mano, se chiedono un aiuto, glielo diamo molto volentieri. Organizziamo, per quanto abbiamo già organizzato in passato, degli stage di modellismo, proprio per parlare a chi magari riprende, perché di solito il modellismo tanti lo cominciano, tra virgolette, da giovani, poi per vari problemi devono smettere. Se ricominciano, chiaramente magari sono un po' indietro, beh, organizziamo qualche stage, si parla delle cose, di cosa è cambiato, come è cambiato, e dopodiché, insomma, Certo, sì. Certo. è un modo per stare assieme. Io dico sempre che, infatti, io non parlo mai di età dei soci. L'età Ok, quindi. dei soci, il modellismo, cioè il divertimento non ha età, Chiaro. Ci sono gli amici, ci sono giovani, ci sono meno giovani, ci sono da pensionato, non ha importanza. Siamo amici, un gruppo di amici che si diverte, lavora, fa quello che gli piace, e quindi Quindi. sull'età ci si passa sopra. No. Certo, non tocchiamo l'argomento età, ma l'argomento numeri, Trieste ci sono tanti appassionati, sia come, non so quanti siano i vostri soci, ma mi pare di capire che c'è anche una platea, diciamo così, Sì, di tantissimi appassionati. appassionati. Noi siamo circa una quarantina di soci, però gli appassionati che vediamo non soltanto nella città di Trieste, ma anche da fuori città, dalle telefonate che ricevo io o riceve il club, ci sono tantissimi appassionati,
ci telefona, ci scrivono sulla nostra mail per sapere orari, se possono venire a visitare. Facciamo visite guidate, ricordo che facciamo anche visite guidate per le scuole, siamo stati già contattati in passato e anche adesso da maestre, professoresse, professori che portano i loro ragazzi a visitare il nostro club, visitare i nostri plastici, specialmente Sono disciplinati, sì, gli studenti ottimi, vanno bene. veramente sono disciplinati, soprattutto i più grandi, se devono magari riprodurre qualcosa a scuola, eccetera, chiedono, si informano. Sì, no, i ragazzi sono tutti, ma tutti sono molto disciplinati. Certo. Tocchiamo un tasto dolente, gli aspetti economici, perché io ricordo che comunque acquistare modellini, soprattutto quelli più aderenti alla realtà, curati in tutti i particolari, hanno un prezzo che spesso e volentieri non Sì, è proprio così no, banale. no. Ecco, Diciamo che ci possono, dipende, siamo sempre là, dipende cosa uno vuole realizzare. Chiaro, se vuole un modello non tanto da plastico quanto da vetrina, può arrivare a spendere cifre considerevoli. I Esatto. modelli artigianali costano veramente parecchio, però sono delle cose meravigliose. Ma ci sono dei modelli che comunque più o meno uno riesce comunque a. Non sono regalati, ma diciamo uno riesce comunque ad acquistarli. Poi chiaramente può ammortizzare, se uno ha un po' di manualità, ammortizza il costo dei modelli realizzando magari un diorama o qualcosa di più piccolo, utilizzando tutti i materiali possibili, dal legno al cartone. Ci possono, io ho Certo, visto poi. cose fatte in cartoncino che sono eccezionali, anziché spendere soldi in scatole di montaggio, eccetera. Chiaro, quindi sta lì alla fantasia, alla capacità La del capacità, più che modellista la fantasia, diciamo, se uno vuole realizzare qualcosa chiaramente di aderente alla realtà, deve portarsi sul posto, fare una grossa documentazione fotografica, prendere delle misure in loco, e dopodiché uno realizza chiaramente a seconda delle sue possibilità. Chiaro che impegnarsi subito in un'opera faraonica di solito finisce sempre in niente, perché o finiscono i soldi o dice non ce le farò mai. Cioè, uno perde Qualcuno l'entusiasmo per perde strada. l'entusiasmo per strada, invece cominciando per gradi, Beh, come tutte le cose, no? l'entusiasmo non si Non perde mai. bisogna mai sopravvalutare la propria No, capacità, avere l'umiltà di dire so fare fino a questo faccio punto questo, e poi comunque devo. l'importante è, l'ho fatto io, mi diverto, passo il tempo, dopo tutto il resto viene da solo, secondo me tutto il resto viene da solo. Comunque, voi vi autofinanziate come associazione, c'è una quota di iscrizione per chi volesse eventualmente contattarvi, iscriversi perché è appassionato. Diamo magari due Sì, come no, contraindicazioni, allora. perché purtroppo poi uno arriva lì e dice: ah, ma devo pagare tanto o No, no, poco. allora noi intanto possiamo aperti per qualsiasi informazione, siamo sia come sul sito internet www.fairclub.eu, abbiamo una mail che è sempre fairclub.eu, chiocciola@gmail.com, quindi può contattarci in questi, il numero di telefono li trova ovviamente sul sito internet. Chi viene da noi ha due possibilità, la quota sociale come socio ordinario è di 100 euro all'anno. C'è la possibilità per il primo anno di farsi socio simpatizzante, quindi ha un costo di 30 euro, quindi può frequentare la sede, può consultare le riviste, può vedere i manuali, perché noi siamo abbonati a diverse riviste di ferroviarie, quindi uno può avere spunti, idee, eccetera, quello costa 30 euro e dopo un anno decide o lascia oppure passa socio ordinario. Diciamo che la maggior parte di quelli, anzi quasi tutti quelli che hanno provato, diciamo, a essere soci così simpatizzanti, dopo sono passati soci ordinari. Certo, il tempo che uno impiega poi è in relazione ovviamente ai Il suoi tempo che impegni, no? diciamo, noi siamo aperti il sabato, per qualsiasi informazione, la segreteria è aperta il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30. C'è sempre, o ci sono io, insomma, c'è sempre qualcuno che può dare tutte le informazioni necessarie, dà un'occhiata alla sede, conosce i soci, c'è qualche socio anche proprio cresciuto veramente, cioè nel senso, proprio, Sì, proprio senza poi parlare di età, fisicamente. fisicamente ha cominciato da ragazzino e adesso è un uomo fatto, è sempre rimasto con noi e ha realizzato anche delle cose buone. Certo, quindi una volta che tu sei socio ordinario, che ti sei integrato e hai dentro un tuo plastico, una tua realizzazione in corso, poi magari hai le chiavi anche per venire alla sera, non so, uno può venire solo la sera dalle 9 in poi, dalle 9 a No, noi siamo mezzanotte. aperti, no, allora le chiavi, no, diciamo la sede è aperta soltanto se è presente un incaricato, quindi diciamo, quindi è aperta diciamo soltanto il Certo. sabato. Diciamo che uno che di solito è il plastico, di solito i modellisti tendono a tenerselo a casa, non a lavorare. Ah, Vengono appunto. più che altro a stare insieme, a lavorare più che altro sui plastici sociali, perché c'è comunque tanto da fare.
Il nostro plastico sociale non è ben lungi da essere terminato, ci vorrà ancora tanto lavoro. Ci vorrà ancora tanto lavoro, però perché il lavoro non finisce mai, c'è sempre qualcosa da mettere, qualcosa da migliorare, eccetera. Chiaramente può venire a preparare il suo modello, può venire a far circolare il suo modello, tanti chiaramente hanno i modelli in vetrina, non hanno le possibilità perché casa piccola, moglie, eccetera, non hanno le possibilità, e allora magari vengono da noi e provano. Possono chiaramente far girare i propri convogli la domenica, se facciamo un tema libero, oppure magari se ha convogli per quel tema. Anzi, quest'anno colgo l'occasione. Abbiamo allestito anche delle vetrine dove vengono esposti sia i modelli che hanno, tra virgolette, fatto la storia del modellismo, sia abbiamo dedicato un angolo ai soci che magari vogliono esporre parte delle loro collezioni o qualche modello speciale, contattano prima e il giorno della mostra ha un suo spazio, un suo angolino dove mettere i propri, dove poter esporre i propri modelli. E quindi diciamo che Fair Club per certi versi è quasi uno sfogo da eventuali problemi casalinghi, perché mi pare di aver capito, hai detto magari uno a casa ha dei problemi a fare, a costruire, non ha magari la tranquillità perché ha la famiglia, i bambini, eccetera. Può magari trovare da voi una via così una di via, fuga. Una via, quantomeno un'amicizia e comprensione. No, ma scherzi a parte, no, si viene, da noi si viene, comunque se dobbiamo realizzare qualcosa, qualcuno ha sempre un'idea, le idee vengono ascoltate, vengono messe, può capitare sempre l'idea buona, l'idea giusta, ma come mai non ci abbiamo pensato? Cioè, il concorso di idee che si diceva va bene sempre. Certo, però va bene sempre. Presso di voi uno trova quindi persone che masticano la stessa lingua, che parlano la stessa lingua, eccetera, la stessa passione, e quindi condividendo le idee trova anche magari, come dire, quello sprint in più per metterla magari in pratica e per non farla restare soltanto un sogno. Sì, e proprio per non lasciare magari qualcosa di incompiuto a casa, da noi magari trova l'input, trova l'idea, consulta la rivista, gli viene quel... Ma come mai non ci ho pensato, magari va a casa e gli si rinnova l'entusiasmo per lavorare, dopo chiaramente torna a trovarci, questo certo. È... Dai, questo un'ultima, battuta, sì. Fair modellisti si nasce o si diventa? Ad esempio tu, come ti è venuta questa passione? E come il 99% mi è venuta la passione perché ho ricevuto da piccolo il trenino e dopodiché è andata un po' avanti, un po' si è assopita chiaramente nella prima gioventù per ovvi motivi, eccetera, dopo l'ho ripresa e sono riuscito anche in parte a tramandarla perché... Anche i tuoi... Ai miei figli, sì, mio figlio adesso chiaramente è il più grande, è passato... sono riuscito a tramandare anche loro questa passione... Certo, quindi hanno seguito i binari. Ma sono tanti, effettivamente anche noi abbiamo da noi c'è nonno e nipote, per dire, quindi nonno e nipote, il nipote ha la passione. Certo, perché c'è un salto generazionale. C'è un salto generazionale, però comunque è arrivato, ci sono tanti comunque tanti arrivano, vengono a trovarci, tantissimi sono padri e figli. E quindi è anche un momento per così magari favorire uno stare insieme che magari potrebbe in qualche maniera non essere così scontato alle volte. No, alle volte non è scontato, perché chiaramente comunque i ragazzi di oggi, come ho detto, sono molto diversi, hanno molta tecnologia, fanno altro. Però è un modo anche così per parlare a vista, sederci a un tavolo, facciamo una chiacchierata, oppure lavoriamo assieme. Certo. È una cosa che effettivamente io ho notato, fa piacere, perché più che altro i bambini che vengono a guidare i treni la domenica mattina sono praticamente sempre accompagnati dai genitori, dopodiché il genitore non se ne vuole più andare, aspetta che guardo ancora questo, quindi c'è già anche il genitore che rimane, non solo il bambino. Certo. L'entusiasmo è contagioso. L'entusiasmo nostro è contagioso. Ritrova quello che era magari la sua passione di 30-40 anni prima, quando appunto aveva l'età. Bene, mi ha fatto molto piacere avere quindi Stefano De Dami questa sera a Trieste in diretta, ricordo presidente del Club Triestino Fair Modellisti Mitteleuropa. Esatto. Vi ricordo la sede del club, Via dei Giardini 16, il sito internet www.fairclub, lo dico proprio, faccio lo spelling.eu per qualsiasi informazione. Noi ci fermiamo per un breve stacco pubblicitario e poi torniamo col dottor Fabio Fonda, vicepresidente dell'ITIS, con il quale parleremo delle recenti strutture nuove inaugurate presso l'Istituto di Via Pascoli. A tra poco e restate con noi.
Eccoci nuovamente in studio per la seconda parte di Trieste in diretta e diamo il benvenuto al dottor Fabio Fonda, vicepresidente dell'ITIS, l'Istituto Triestino per gli interventi sociali. No? Grazie. Ecco, un'istituzione che a Trieste credo non abbia bisogno di grandi presentazioni, almeno in linea generale, perché ha più di 150 anni di storia e credo che tutti bene o male perlomeno sappiamo che c'è, sappiamo che è in via Pascoli, sappiamo a linee generali perlomeno che cosa fa. Ma questa sera vogliamo appunto entrare nel dettaglio anche alla luce delle novità che sono proprio di queste settimane, cioè della ristrutturazione, dell'allargamento, della realizzazione di nuovi spazi funzionali molto curati. Ho avuto l'occasione di venire in visita, venire a fare anche un servizio giornalistico quando avete presentato le vostre attività. Avete fatto un auditorio, avete ristrutturato la chiesa, quindi tante cose che magari ai triestini possono interessare, conoscere e approfondire, anche magari in vista di un utilizzo personale o per un congiunto di questa struttura. Certo, ma se mi permette, anche non solo per i congiunti ma anche per se stessi, cioè perché proprio il discorso della triestinità dell'ITI sia un elemento forte che caratterizza il nostro ente. Noi siamo un'azienda di servizi pubblici alla persona, siamo un ente pubblico di diritto privato, siamo uno dei tre ASP di Trieste con il Ritmaret ovviamente e le Prosenec tutte. L'ITIS è storico, è più grande, ha questa sede che è stata ristrutturata, un lavoro che è durato una decina d'anni, che è costato una decina di milioni, con finanziamenti del Fondo Trieste, con finanziamenti della Regione, ma anche con un nostro intervento. Quindi il merito, noi abbiamo raccolto il lavoro di chi ci ha preceduto, all'inaugurazione come avrà visto c'erano tutti i presidenti, tutti abbracciati, uniti insieme da questa voglia di fare per i nostri anziani. Certo, perché appunto, come diceva lei, la ristrutturazione e la riqualificazione di tanti spazi dell'ITIS è durata parecchio tempo e quindi ha interessato diverse amministrazioni che si sono succedute. Ovviamente, quindi ognuno ha dato il suo contributo, quindi noi non vogliamo, abbiamo avuto la fortuna forse di raccogliere il lavoro di tutti, ma il fatto di aver continuato e di essersi inserito, forse, se ci è permesso, possiamo avere qualche piccolo merito nell'impostazione che stiamo dando adesso, perché il lavoro, come è stato immaginato 10 anni fa, ovviamente non prevedeva le evoluzioni, non prevedeva una riforma del servizio sanitario, non prevedeva l'invecchiamento della popolazione, non prevedeva tutta una serie di azioni che agiscono sul tessuto sociale della città e per i quali anche gli spazi devono adattarsi. Certo, magari nella parlata così comune triestina si dice finirò la mia vita all'ITIS, no? Quasi così in maniera quasi così negativa, invece in realtà l'ITIS oggi non è una casa di riposo, senso stretto del termine, no? È molto di più. Sì, assolutamente, perché il discorso povero è finire l'ITIS, no? Cioè, il discorso adesso si è assolutamente ribaltato, noi abbiamo il problema, un minimo di liste d'attesa, quindi ci qualifichiamo come sicuramente la struttura assistenziale migliore non solo a Trieste ma anche in Regione. Ecco, parlava di liste d'attesa, facciamo due numeri, capacità di accoglienza dell'ITIS. 407-410 residenti, abbiamo poi altre iniziative molto interessanti come il condominio solidale, alcuni appartamenti anche domotici. Ma il dato che forse la gente non immagina, le persone non immaginano, è che c'è una percentuale molto elevata di turnover, cioè di persone che ritornano a casa. E quindi non è più quell'evento conclusivo di una vita di lavoro, di partecipazione, comincia a diventare un momento veramente attivo di mantenimento della propria capacità, di invecchiamento attivo. Esistono delle leggi regionali, proprio l'anno scorso è stata fatta una legge sull'invecchiamento attivo e noi ne siamo protagonisti. Quindi avete anche dei percorsi di riabilitazione, non solo fisica ma anche mentale per certi versi. Assolutamente, l'aspetto ludico, l'intrattenimento, e questo verrà particolarmente sviluppato nei nuovi spazi. Abbiamo un nuovo auditorium della capienza di 200 posti a sedere, anche posti ovviamente per persone anziane con carrozzine e quant'altro. Abbiamo una piccola biblioteca che è stata alimentata anche dalla Fondazione Lucchetta Hrovatin. Stiamo lavorando, sono reduce ieri da un incontro con l'assessore alla cultura, per
per cercare di portare in ITIS una componente della biblioteca civica. Stiamo lavorando su ITIS come momento di cultura. Abbiamo arruolato, se ci è concesso dire, un artista, Fabrizio Serse Roma, che probabilmente l'artista triestino di livello internazionale in questo momento migliore che la città possa avere. Certo, anche perché secondo le più recenti indicazioni mediche e terapeutiche per l'anziano è fondamentale mantenere il cervello attivo. Assolutamente. È fondamentale non lasciarsi andare, non impigrirsi, al di là di quelle che possono essere purtroppo magari certi problemi fisici che lì non puoi sono intanto, inevitabili. No, ma l'importante è che la lucidità mentale, per quanto possibile, sia mantenuta grazie attraverso appunto la cultura, la lettura, il dialogo, al gioco, alla musica, so che avete anche l'emeroteca, si diceva un attimo fa, certo, con quindi libri, riviste, musica, film, eccetera. Stiamo parlando, sempre possiamo, cose che mi sento di poter dire perché l'impegno con le persone con cui stiamo collaborando è serio. Cito il Teatro Verdi, un incontro avuto recentemente col direttore organizzativo, è venuto fuori, ma perché non trasmettiamo via Skype direttamente dal Verdi gli spettacoli? Ecco, possiamo dire questo. Facciamo un confronto un po' con quello che è stato la riforma psichiatrica di Basaglia, laddove si sono aperte le porte per far uscire le persone. Noi apriamo le porte per far entrare la città, perché queste persone hanno bisogno di un'assistenza, per cui inevitabilmente hanno maggiori problemi di stare a casa, soffrono di solitudine e quindi l'essere ambientati e non istituzionalizzati, per cortesia non parliamo di istituzione, è un fattore estremamente positivo. Quindi aprire le porte, abbiamo una scuola di fisioterapia con i giovani, se capita qualcuno può venire anche a mangiare da noi in mensa, troverà un via vai di giovani e di persone anziane. Certo, e questo aiuta molto, come si diceva prima, al di là del fatto che l'anziano venga stimolato a mantenere attivo il suo cervello, anche il fatto di interagire con persone che vengono dall'esterno non lo fa sentire in un carcere quasi, esatto, o comunque in una zona di segregazione. Ecco, no? Ma lo fa comunque sentire parte attiva ancora della società. Certo, e qua devo ringraziare anche i nostri fornitori, le cooperative che lavorano, perché un altro elemento importante che ha permesso proprio di ripartire bene con la socialità dei nostri residenti è stato il nuovo caffè, l'avrà visto nel corridoio monumentale, all'ingresso dell'auditorium, un caffè che viene aperto fino a tardo pomeriggio, che viene aperto anche al sabato e la domenica, proprio per permettere ai residenti di intrattenersi con i propri parenti. Questo del tenere aperto il caffè la domenica, ripeto, è un fatto molto importante, come anche la frequentazione, l'uso della chiesa o altre cose. Certo, questo viene incontro anche a quel problema che spesso si legge, che l'anziano, il genitore parcheggiato, messo in un'area, in una casa di riposo, è lì. È già tanto se uno dei congiunti va a trovarlo una volta alla settimana, per non dire una volta al mese, no? E sono situazioni, a mio avviso, estremamente così spiacevoli, per usare una parola così leggera, non sì, tanto perché vorrei usare parole forse un po' più pesanti, ma non è forse... Non è consideri caso. Che nella frequentazione delle persone residenti noi calcoliamo circa 1 migliaio di persone che passano in ITIS ogni giorno, e questo spiega anche il fatto che abbiamo fatto una convenzione con la Trieste Trasporti proprio per facilitare la mobilità verso l'ITIS, cose banali però che sono molto pratiche, molto semplici, una biglietteria o altre cose, la pedana stessa di discesa dell'autobus è stata fatta da ITIS proprio per favorire l'accesso attraverso i mezzi pubblici. Certo. E questo vostro mi sembra anche un servizio sociale molto importante, perché tante volte leggiamo di anziani soli, ma non perché trascurati dalla famiglia, proprio perché sono rimasti soli, magari non hanno avuto figli, il congiunto è scomparso per raggiunti limiti di età, e quindi sono dopo forza approdati a una struttura di accoglienza e di assistenza come può essere l'ITIS, ma questo fatto li fa sentire meno soli, perché comunque possono condividere le loro giornate con altri ospiti, ma anche con appunto tutte le persone che dall'esterno vengono quotidianamente per un motivo o per l'altro dentro l'ITIS a svolgere una qualche attività. E questo ha giustificato anche l'istituzione del condominio solidale, quella soluzione tecnica, organizzativa, economica, per cui certe persone, nel caso anche di una mia
anziana paziente che seguivo nella mia vita precedente di cardiologo, che ha deciso proprio contro la volontà dei figli di andarsene di casa, di sistemarsi in un condominio solidale dove fa una vita attiva, abbiamo una sala comune, abbiamo una bellissima terrazza, c'è un servizio di lavanderia e personale nostro che poi accudisce o in caso di bisogno può anche intervenire. Quindi c'è mantenere l'autonomia senza entrare in un circolo vizioso di depressione, sentirsi insicuro o addirittura, pur con l'aspetto positivo, il valore che ha l'assistenza delle badanti, ma molto spesso questo tende a far impigrire e quindi fa perdere l'autonomia all'anziano. Una badante ovviamente vuole dimostrare che è bravissima, fa tutto lei, ma questo non sempre è positivo nei confronti della persona. Certo, ecco, venendo quindi parlava di autosufficienza, ma so che all'ITIS ci sono anche degli spazi dedicati invece a chi autosufficiente non è più. Partiamo in particolare con malattie degenerative senili come può essere l'Alzheimer, ma so che siete attrezzati con personale e con anche strumentazioni specifiche dedicate per gestire queste situazioni più estreme. Vedo che è stato attento e che ha seguito con attenzione. Sì, difatti possiamo dire che nella nuova ristrutturazione abbiamo anche un giardino pensile dove c'è un percorso che è stato particolarmente curato dal punto di vista botanico, proprio per dare quegli stimoli olfattivi, gli odori, che aiutano un attimino ad muoversi, a mantenere l'orientamento. Quindi l'aria aperta, senza correre il rischio che queste persone disorientate poi creano problemi per loro stessi e per chi le deve assistere, e questo è uno dei momenti anche di assistenza. Ecco. L'Alzheimer è una patologia degenerativa tremenda, difficile, che può essere anche molto aggressiva se viene fuori in età precoce, che non ha purtroppo terapie e che in qualche modo può dichiararsi, diciamo, incurabile, se non per il fatto che in termini di socialità, quindi non di assistenza sanitaria, ma in termini di socialità, si cerca di alleggerire il carico delle famiglie e delle persone. Lei prima parlava a proposito del personale di cooperative, i servizi all'interno, il personale è tutto esternalizzato o avete anche un nucleo di dipendenti diretti? Noi abbiamo, come ha voluto recentemente mettere alla luce anche alcune figure sindacali, cioè, abbiamo una struttura che, se consideriamo la struttura nostra dell'ITIS, uno potrebbe dire che il rapporto dirigenti operatori interni è esagerato. In realtà è appena sufficiente, se pensiamo che abbiamo 400 tra una cinquantina di dipendenti nostri e altrettanto tra operatori di assistenza della cooperativa e altri tipi di collaborazioni. Quindi è chiaro che in un impianto di questo genere ci deve essere il responsabile del settore sociale, ci deve essere il direttore della sicurezza, ci deve essere un responsabile economico, ci deve essere un responsabile degli affari legali. Quindi è inevitabile, sono le funzioni e il carico assistenziale di fatto che ci impongono questo impianto. Certo, ma anche le leggi stesse, per esempio il responsabile della sicurezza deve essere nominato per obbligo di legge, non è che non puoi omettere di individuare una persona che svolga quel tipo di funzione e solo quella. La Presidente Mastrociani aveva posto l'accento, quando ci siamo visti per appunto le cronache giornalistiche sull'inaugurazione, sulla riqualificazione degli spazi, sulla Chiesa. La Chiesa interna del comprensorio, che io per esempio non sapevo che l'ITIS avesse una non so se Chiesa esagerata o Cappella, forse il nome corretto con cui inquadrarla. Però è stata anche una scoperta, se vogliamo, anche per me, sapere che dentro la struttura c'è un punto di preghiera, di raccolta per chi ovviamente ha questa esigenza. Ma non solo, perché anche nelle dotazioni della Chiesa, cioè non c'è solo l'aspetto ovviamente religioso, c'è anche uno splendido organo che è stato ristrutturato e che quindi potrà anche prestarsi per attività organistiche, musicali, concerti ed altro. Cioè il lavoro è stato veramente completo, cioè ha compreso il giardino principale, il giardino pensile, come dicevamo prima, per l'ITIS, la chiesa, il corridoio monumentale, abbiamo un auditorium, abbiamo una sala convegni,
stiamo in qualche modo anche cercando di darla alla città proprio, e abbiamo in corso dei rapporti e se ne parla con Promotrieste, con il Comune, cioè intendiamo essere come dire, attivi verso i nostri anziani, e non ultimo anche la possibilità di fare in qualche modo bilancio o di far musina, se vogliamo dirla a modo nostro, ci permetterebbe sicuramente, che è un nostro obiettivo dichiarato che speriamo di raggiungere, o di migliorare ancora il livello o ancora di più se possiamo ridurre un po' quello che è il peso economico, perché la situazione finanziaria, economica generale è pesante per molte persone e c'è il rischio che di fronte a queste difficoltà economiche le persone rinuncino in qualche modo o non siano in grado a poter far assistere i loro cari. Noi stiamo facendo il possibile per non abbassare il livello assistenziale e stiamo anche, diciamo, politicamente attivi, presenti, per cercare di ottenere il meglio dei contributi per abbassare, se possibile, la rete. Certo. Ricordo che in uno appunto degli incontri con la stampa più recenti, oltre alla collaborazione col teatro che lei citava adesso, con la biblioteca civica, con altri enti, le scuole rappresentano anche un momento di sinergia con l'ITIS, portare giovani di varie fasce di età scolare all'interno della struttura. Esatto. Posso dire che l'abbiamo concluso in questi giorni, il 20 di novembre, dedicheremo all'artista triestina Mila Reina uno dei giardini interni. E nell'occasione la famiglia vestirà di loro proprietà ovviamente, ma uno dei quadri più preziosi della storia artistica di Mila Reina, c'è un quadro, un olio di 2 metri per 3, e soprattutto verrà portato quel lavoro che ha fatto un'associazione curata dalla mia amica Lorena Matic, di lavoro con i giovani studenti del Nordio e con i giovani di quella volta allievi di Mila Reina, per cui questo intervento di ricostruire il percorso artistico dell'artista e di stimolare la nuova produzione culturale sarà presentato in ITIS il 20 di novembre al mattino, con l'intitolazione a Mila del Giardino e con la presentazione di questa mostra. Ecco, lei prima ha parlato un attimo fa di bilanci, ha accennato così, ma è un argomento che purtroppo bisogna in qualche maniera affrontare. L'ITIS si regge su contributi pubblici e sulle rette che i pazienti versano, se non sbaglio. 90% di rette? Ecco, 90% delle rette, ecco, parliamo di questo. Ecco, perché il contributo pubblico dell'ITIS è rappresentato dalle quote che vengono assegnate all'ITIS per l'assistenza sanitaria. Quindi c'è un abbattimento della quota sanitaria. L'ITIS si mantiene con le quote che pagano le persone, si mantiene con la nostra politica corretta di buoni padri di famiglia, di gestione anche del patrimonio immobiliare e di una minima parte anche di gestione di un patrimonio mobiliare. Quindi l'ITIS è autonomo e autosufficiente. I contributi della Regione si riferiscono solo all'assistenza sanitaria. In passato si era letto qualche volta di grandi lasciti a favore dei ci sono ancora assolutamente e sono... ci sono un paio all'anno, ma ecco, questo forse potremmo stimolare un po' di più, stuzzicare un attimino quello che era il senso di mecenatismo di quelli che hanno fatto grande la nostra città. Non ci saranno più baroni e rivoltella probabilmente, però se il mecenatismo anche venisse espresso non solo alla fine della vita, ma durante la vita, sostenendo le nostre associazioni, stiamo lavorando su più fronti, un'associazione anziani terzo millennio, c'è un altro pensiero per esempio molto importante su quale stiamo ragionando, che è quello del dopo di noi, perché non dobbiamo pensare solo agli anziani, ma anche a quelli che persone cioè, possono rimanere soli e che non sono in grado di provvedere a se stessi. Quindi c'è tutto un discorso per cui l'ITIS, ente di assistenza e di servizi alla persona, è una visione generale della persona. Ecco, lei prima parlava di patrimonio immobiliare.
non si riferiva solo alla struttura ITIS di Via Pascoli, ma anche appunto ai mobili lasciati. Esattamente, alle donazioni, ecco, di cui. Come vengono gestiti? Vengono affittati? Vengono affittati. Avete una struttura dedicata? Abbiamo esattamente una struttura dedicata. Anche questo fa parte dell'amministrazione dell'ITIS. Ecco. Abbiamo un ufficio dedicato a questo, che pratica ovviamente i canoni più favorevoli possibili, perché anche lì la scelta, alle volte ci si chiede cosa facciamo, ristrutturiamo, non ristrutturiamo, cioè sono scelte che, avessimo un po' più di disponibilità economica, sicuramente sarebbero molto più facili da fare. In questo momento le difficoltà che abbiamo nei nostri affittuari molto spesso ci chiudiamo un occhio, se possiamo dirlo, anche se non siamo così esosi, rigorosi nel voler per forza mettere in strada le persone che sappiamo che hanno problemi. Cioè, nel momento in cui noi gestiamo i servizi alla persona, non possiamo poi cambiare aspetto, cambiare faccia e diventare persone che non capiscono i problemi delle famiglie. Certo, ma i criteri di assegnazione, cioè avete una sorta di graduatoria come può avere l'Atero, la Fondazione Cacciaburlo, sì, o altre? Sono le stesse cose. Le procedure sono estremamente pubbliche. Per dire, quando è stato aperto il condominio solidale, che è stato occupato nel giro di poco più di un mese, c'erano dei criteri, una graduatoria. Nel condominio solidale prevaleva l'aspetto di autonomia, nel condominio solidale c'era un aspetto che riguardava la famiglia che ha voluto farsi carico della guardiania. Cioè, possiamo dire anche un'altra cosa che forse non è ben conosciuta, che all'interno dell'ITIS c'è la Fondazione Anelia, che si occupa delle politiche sui giovani, dei giovani che hanno problemi economici, dei giovani che intendono mettere su famiglia e non hanno le possibilità. Cioè, con Ananian abbiamo un rapporto tale per cui anche l'amministrazione, diamo una mano a Ananian proprio per l'amministrazione del loro sistema. Certo. Prima lei diceva, valutiamo se magari vale la pena o no ristrutturare un appartamento, soprattutto se abbiamo i mezzi economici. Avrà anche lei letto o sentito di questa iniziativa dell'autorecupero del patrimonio lasciato dal comune per i propri immobili, per i propri appartamenti, che possono essere dati a persone che lo richiedono, e queste finanziano da sé la ristrutturazione, magari c'è anche un contributo regionale a fondo perduto, e poi possono restare dentro, mi pare addirittura per 30 anni, senza, esatto, eccetera. Sarebbe applicabile eventualmente a situazioni analoghe anche nel vostro patrimonio immobiliare, o parliamo di cose diverse? Lo stiamo prendendo in considerazione. Stiamo prendendo in considerazione molte cose. Cioè, l'ITIS è un punto di riferimento di tutta quell'area rionale. Il fatto che ci sia un campetto di calcio, il fatto che ci sia un condominio solidale, il fatto che adiacente all'ITIS ci siano le ex officine Holt, che possono diventare un qualcosa di anche innovativo nel sistema del rione, possono diventare anche un insediamento di giovani coppie, abbiamo l'ingresso, abbiamo il collegamento attraverso il nostro giardino, abbiamo un posteggio d'opro. Ecco, questo è l'impianto che in questo momento ci stimola molto ad andare anche un po' oltre, con i piedi per terra, su quello che è il nostro mandato, cioè quello comunque di garantire il meglio dell'assistenza alle persone che scelgono ITIS per risiedere. Certo, ecco, dal punto di vista meramente del recupero avete terminato, diciamo che tutti gli spazi di ITIS sono a posto, c'è ancora qualche spazio che deve essere... Cioè, esiste un nuovo programma di ristrutturazione, finito questo, ne parte uno nuovo, o per adesso per un po' di anni possiamo dire no, godiamo quello che abbiamo, ma toccandoci naso, allora, come si suol dire. Se parliamo per i residenti, sono finiti i disagi. È ovvio che ristrutturare un ente come l'ITIS con le persone residenti è stato un sacrificio per chi ha lavorato, ma anche per le persone anziane che hanno dovuto subire in qualche modo gli spostamenti. Quindi la parte di ristrutturazione per quanto riguarda i residenti è finita, non ci saranno più disagi. Per quanto riguarda le novità ce ne sono, perché abbiamo ancora qualche spazio, ma lì vorremmo in qualche modo orientarlo all'apertura verso la città.
Quindi l'attenzione per il teatro, l'attenzione per la cultura, un magazzino che è una tentazione anche per fare qualcosa di diverso, di aperto ai giovani, c'è. Ecco, quindi mi pare, siamo in chiusura di questo nostro spazio, però mi pare che possa uscire un messaggio alla città, alle famiglie, di considerare l'ITIS non appunto, come si diceva prima, un istituto dove ricoverare, dove così parcheggiare di anziani, ma una struttura dinamica, una struttura al servizio della città, ma che anche ha bisogno della città per crescere, per essere sempre più vivace. Assolutamente. Bene, allora io ringrazio il dottor Fabio Fonda, vicepresidente dell'ITIS, per essere stato con noi, per averci grazie. Così illustrato tutte le buone, aver portato le buone notizie da via Pascoli 31. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo per l'ultima parte di Trieste in diretta con Dario Bruni, presidente di Confartigianato, e parleremo in particolare dei 70 anni di questa associazione di categoria. A tra poco e restate con noi. Eccoci nuovamente in studio con Trieste in diretta, al terzo blocco. Come vi ho preannunciato qualche minuto fa, diamo il benvenuto a Dario Bruni, presidente di Confartigianato Trieste. Buonasera, benvenuto buonasera nei nostri studi. Allora, Confartigianato è a Trieste da 70 anni, cioè dal 1945, quindi mi pare di aver letto 5 luglio, quindi da pochissimo tempo è finita la guerra e subito c'è voglia, diciamo così, di intraprendere, di lavorare. È finito un incubo forse per la città, per tutta l'Italia, l'Europa, ma a Trieste c'è questo desiderio, anche se qui ancora non c'è l'Italia, perché se ne vanno gli jugoslavi, se non ricordo male, e arrivano gli alleati, inizia il periodo del governo del territorio libero, del governo militare alleato. Però ci sono a Trieste degli artigiani, oggi li chiamo imprenditori, quella volta forse erano ancora artigiani, che si riuniscono, erano un gruppo mi pare di 32, di 32 persone, e davanti a un notaio stilano l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione, che ancora oggi esiste, è cresciuta e prosperata. Vogliamo fare un excursus dell'associazione in questi 70 anni, anche dal punto di vista della sua crescita come soggetto appunto aggregativo di tutela anche della categoria, e anche come mestieri che sono scomparsi, mestieri nuovi che sono arrivati, anche come è cambiata la figura dell'artigiano, che oggi spesso volentieri è un professionista e un imprenditore anche di livello. Assolutamente sì. Beh, hai detto bene, 70 anni fa un gruppo di 32 artigiani, meno di un mese della fine dell'occupazione del governo jugoslavo della nostra città, si sono recati da un notaio, il notaio Spadon, per costituire proprio l'associazione degli artigiani di Trieste. Questo trovava sede nella prima sede storica con il presidente allora Luigi Cristiani, trova sede in via Giulia, per poi in via Udine, per poi finire in via Ghega, e ultima la sede attuale di via Cicerone 9 e la sede distaccata di Muggia via Saline. Quell'atto di quei 32 artigiani è stato un atto coraggioso, perché, ripeto, la nostra terra non era ancora integrata nel sistema nazionale, sono passati 10 anni di abbastanza difficoltà, e con lo spirito proprio imprenditoriale e anche con lo spirito di condividere quelle che potevano essere le esperienze imprenditoriali, si hanno ritenuto opportuno fondare proprio l'associazione artigiani. Dopo 10 anni, meno 9, con il ritorno dell'Italia a Trieste, questi artigiani, questa associazione aderisce al sistema Confartigianato Nazionale, il sindacato che raggruppa tutte le associazioni artigiani del nostro paese, è praticamente il sindacato datoriale che firma i contratti collettivi nazionali del lavoro, e da lì la storia si succede. Poi l'associazione degli artigiani fa parte del comitato che rilancia l'economia a Trieste, fa parte anche di tutte quelle iniziative, e successivamente viene anche fondata l'Albi Impresa Artigiani presso la Camera di Commercio. E da lì arriviamo ai giorni nostri, dove che l'associazione da quei 32 conta meno di 2000 imprese, comunque una realtà molto importante della nostra provincia. Certo, oggi il Confartigianato, l'Associazione Artigiani di Trieste, offre tanti servizi ai suoi iscritti, quindi essere iscritti all'associazione è sia per un motivo di autotutelarsi, per avere più forza magari quando vai a fare trattative,
trattative con la parte pubblica per contributi, per altri tipi di esigenze, sia nei confronti che di lavoratori, di imprese artigiane più grandi che hanno appunto 1, 2, 10, 20 dipendenti. Se io non so quale sia il limite, se esiste un limite numerico che individua l'artigiano, la piccola impresa, la grande impresa, la grande industria, se esiste così una sorta di confine fra e come esso è individuato tra le varie tipi di realtà. C'è una soglia, ma ci sono dei 15 dipendenti, ma ci sono delle strutture anche più strutturate, più, con più dipendenti, che applicano il contratto comunque dell'artigianato. Sì, la nostra associazione oggi si può considerare divisa in due parti. Una parte è la tutela sindacale, dove che ogni nostra impresa paga il canone e quindi ha una tutela sindacale. È uno slogan che porto avanti da anni, che l'associazione ha ragione di esistere se arriva un metro avanti ai problemi dell'impresa. Quindi questo è un qualcosa che ci impegna a capire quelle che possono essere in prospettiva le difficoltà e quelle che possono essere anche le opportunità di sviluppo delle nostre imprese. Dall'altra parte invece abbiamo tutta una serie di servizi, che va dai servizi obbligatori, quindi la tenuta paga, la tenuta contabilità, il fiscale, il tributario e così via, e anche dei servizi che possono essere non obbligatori ma quanto mai indispensabili e opportuni anche per la crescita della nostra impresa. Il fatto dello studio del marketing, una consulente per quanto riguarda le opportunità di accedere o meno a determinate linee di credito, a determinati bandi di credito agevolato, insomma cerchiamo in qualche modo di coprire a 360 gradi quelli che possono essere i fabbisogni proprio dell'impresa. Ecco, restando sempre sull'anniversario dei 70 anni di Associazione Artigiani di Trieste, ricordiamo che il 6 novembre alle 10 del mattino presso la Sala Maggiore della Camera di Commercio ci sarà un convegno appunto dedicato a questa ricorrenza. Allora, sì, innanzitutto la presenteremo, ci sarà una conferenza stampa la mattina prima, la mattina del 5, presso sempre la Camera del Commercio, dove verranno illustrate quelle che saranno le iniziative. Il giorno successivo ci sarà l'inaugurazione della mostra fotografica nella hall della Camera del Commercio, sarà la mostra fotografica storica della nostra realtà economica. E alle 10 appunto avremo anche l'occasione di ospitare il presidente nazionale Giorgio Merletti, dove si terrà un dibattito su quelle che possono essere oggi le difficoltà e la realtà, attraverso anche una illustrazione del nostro ufficio studi nazionale dei numeri, delle percentuali, di quanto purtroppo la crisi ha portato via delle nostre imprese. Basti pensare che nella nostra regione abbiamo perso 2.800 imprese in 10 anni, calcola come se fosse scomparsa tutta la provincia di Gorizia in numero di imprese, l'8,1% delle dell'edertezza. E quindi ci sarà un momento anche di riflessione in che contesto ci si deve adoperare per salvaguardare questa parte molto molto importante dell'economia locale. E un artigianato del resto che è un artigianato tipico rispetto ad altre zone. Noi abbiamo purtroppo poca industria manufatturiera, ciò significa che non esiste tanta opportunità di crescita della dimensione artigiana, e quindi non è legato alla produzione ed è tanto tanto invece strutturato nei servizi. E nei servizi, come dire, si è molto molto distanti dalle dimensioni dove potremmo trovarle più vicino a Udine, a Pordenone, imprenditori artigiani che nella sua, come dire, affiancamento ai servizi dell'industria crescono per poi diventare proprio anche in alcuni casi industrie. Certo, ma ecco, l'indotto qui a Trieste, generato non so da grandi aziende come Varzida, è ridotto abbastanza ormai, perché di grandi, come diceva lei, di grandi imprese che possono poi delocalizzare, diciamo così, o esternalizzare piuttosto determinate lavorazioni, ormai ce ne sono poche, quindi forse anche l'artigiano ha dovuto reinventarsi in qualche maniera un mestiere o magari diversificarlo. Esatto, proprio questo manca, no? E la Varzila è una realtà importantissima per la nostra provincia, e ha delle dimensioni molto molto importanti, ma non basta proprio uno stabilimento per creare l'indotto di sviluppo. Ce ne sono, ma ce ne sono pochi. Dal PIL della nostra provincia si raggiunge il 10% della presenza dell'industria manufatturiera. Studi di
importanti, quali anche Banca Italia, definisce la soglia minima il 16% per non iniziare un processo di recessione per quanto riguarda l'economia, perché l'industria manifatturiera, ripeto, è importante per un territorio perché crea proprio quell'indotto e quello sviluppo necessario proprio a tutto il territorio. Purtroppo noi non abbiamo spazi e provincia. Quelli purtroppo disponibili sono vincolati con ormai la storia senza fine del sito di interesse nazionale per quanto riguarda l'inquinamento, e quindi ci troviamo in una difficoltà, e l'artigiano comunque oggi sopravvive un po' nell'edilizia e un po' nei servizi. Certo, ma ecco una mia curiosità, forse personale, dovuta sicuramente a ignoranza. Nella grande industria per i dipendenti ci sono delle forme di sostegno nel momento in cui vengono licenziati o c'è la cassa integrazione, eccetera. Gli artigiani hanno delle forme di supporto da parte dello Stato in caso di momenti di crisi, o abbassi la saracinesca e buonanotte al segno? Ultimamente proprio ci sono state varie forme di aiuto e di fondo sostegno al reddito, no? Di aiuto al sostegno al reddito nel caso della continuità del rapporto di lavoro, quindi l'impresa va in crisi, c'erano degli aiuti, delle compartecipazioni tra un ente dedicato, un ente bilaterale e l'INPS, dove si arrivava a erogare l'80% dello stipendio. Da poco, proprio dalla fine di settembre, all'interno del Job Act è stato approvato un decreto legislativo dove viene riconosciuto proprio il mondo dell'artigianato un fondo dedicato, no? Un fondo di solidarietà alternativa, dove attraverso una raccolta della contribuzione delle nostre imprese si riuscirà, perché questo partirà col 1° di gennaio, a erogare lo stipendio, in parte ridotta ovviamente come la cassa integrazione in deroga, ma fino a arrivare all'80%, e quindi anche il nostro settore avrà quel paracadute sociale. Certo, torniamo magari ad argomenti un po' più così sereni, i 70 anni. No, come è cambiato il mestiere dell'artigiano in questi 70 anni? Ovviamente in senso abbastanza ampio, non andiamo a guardare le singole specialità perché sennò ovviamente, fino sì, a domani. Tanti mestieri sono scomparsi, uno per tutti il maestro d'ascia, quando i cantieri a Trieste esistevano, lavoravano e producevano anche belle navi. Purtroppo ecco, questo è un mestiere che è praticamente scomparso, con altri mestieri, iuttaio, piuttosto che anche dove la componente manuale era prevalente rispetto ai semi lavorati. Oggi invece ci troviamo di fronte a, per il costo del lavoro, per quelle che sono anche le norme cambiate, a trovare delle dimensioni anche dell'artigiano che è simile a una media impresa. Non è tanto il fatto del numero degli addetti, perché oggi la tecnologia aiuta parecchio, ma è sicuramente come l'azienda in tutt'uno è strutturata. Oggi abbiamo delle eccellenze che possiamo essere soddisfatti, ma ripeto, troppo poche, perché purtroppo la nostra città, come del resto del paese, ne ha sofferto tanto della crisi. Certo, così diceva prima, l'imprenditore artigiano oggi non può limitarsi, come forse accadeva in un passato più o meno recente, a conoscere bene il suo mestiere, ma deve conoscere bene anche le norme fiscali, ma anche sulla sicurezza, ad esempio. Cioè ci sono tante situazioni legislative e norme che incidono sull'attività artigianale, che vanno rispettate, a rischio sono di grandi sanzioni. In questo anche voi come associazione fornite un supporto molto importante. Assolutamente sì, da una parte noi facciamo rispetto di quelle che sono le norme attuali, e quindi l'assistenza di tutto quello che serve all'impresa per essere in linea e rispettose del quadro legislativo, non solo della sicurezza, ma anche dall'altra parte anche vengono organizzati dei corsi per aggiornare quelle che sono le novità, sia obbligatorie ma anche di opportunità. Abbiamo a livello regionale, perché iniziamo sempre più a far sistema, visto che la nostra regione conta 1.200.000 abitanti e non ha i numeri e le dimensioni per avere delle strutture come una volta 4x4 province, eccetera. Allora si sta lavorando con un ragionamento d'insieme. Abbiamo fondato una scuola
a tutti gli effetti che è stata pure accreditata, dove attraverso rispetto un sistema regionale possiamo le quattro province formare i nostri imprenditori. Si possono accedere dai bandi, abbiamo anche a livello nazionale il fondo artigianato, dove che, ma non vorrei allargarmi a temi nazionali, piuttosto rimarrei in temi provinciali. Ecco, restando sulla nostra provincia, ha fatto bene a dire provincia, girando per il centro e anche in periferia si notano botteghe artigiane gestite da persone non italiane. Vicino a casa mia in Viale c'è un calzolaio che viene dalla Serbia, quindi vabbè, se vogliamo anche vicino a noi, dai Balcani, ma c'è il sarto che viene dal Bangladesh, dal Pakistan, dall'India, ci sono i cinesi che fanno servizi di elettroriparazione, presenza della persona, eccetera. Ecco, queste persone in qualche maniera si rapportano con l'associazione, siete voi che andate a cercarli e invitarli ad aderire? Cioè, come sta cambiando il panorama degli artigiani e come voi vi aggiornate da questo punto di vista? Ma essendo che la nostra città, ma proprio la nostra città nel cromosoma, è una città molto aperta, basti vedere quante etnie convivono serenamente gomito a gomito, no? Ma come dicevo, anche la nostra associazione è partita da lontano, quando c'era le comunità serbe che sviluppavano l'attività imprenditoriale verso l'edilizia, per poi allargare, ma comunque assolutamente questa è una realtà da valutare, ovviamente da star molto, prudenti, perché ci possono essere anche delle realtà che il mordi e fuggi, ma noi non è che guardiamo da dove uno arriva, se è comunitario o extracomunitario, assolutamente vediamo se è un'impresa e se è basata su alcuni fondamenti di rispetto di quello che è la nostra comunità. Ecco, però dal punto di vista della tutela del consumatore, di cui comunque va a fornirsi di un servizio erogato dall'artigiano, voi in qualche maniera potete e volete così fare una sorta di alert sulla popolazione, dicendo guarda, fidati solo di artigiani che sono iscritti da noi, perché sei sicuro che noi in qualche maniera garantiamo la qualità del lavoro, la sicurezza, eccetera, o è un territorio nel quale non ci si può nemmeno inoltrare, perché tanto alla fine spesso e volentieri il consumatore, chi ha bisogno di un servizio, guarda soprattutto l'aspetto economico, esatto, e forse trascura un po', esatto, quella che è esatto, la sicurezza, la qualità del lavoro che viene svolto. Allora, noi assolutamente non abbiamo mai forzato la mano verso i nostri iscritti. Riteniamo che il consumatore, come anche l'artigiano, sia sufficientemente intelligente per fare le proprie scelte da sé e non essere indotto a essere iscritto da una parte o servirsi dei servizi o dei lavori di imprese iscritte della nostra associazione, assolutamente. È chiaro che noi siamo stati molto molto attenti e abbiamo manifestato alcune disappunti, alcune proteste, dove in qualche modo, e basti vedere alcuni chiarimenti con l'amministrazione comunale, quando favoriva il lavoro fai da te nelle scuole, bene il ritocco, ma attenzione a non allargarsi nei lavori di strutture non regolari, dove esistono delle legislature ben precise, una per tutte l'impiantistica, l'impianto del clima, l'autoriparatore stesso deve rispondere a determinati requisiti. Per il codice della strada uno non è che può cambiare la portiera, piuttosto che noi come utenti della strada noi possiamo solamente sostituire, e adesso mi sembra neanche quelle perché la tecnologia è cambiata, le lampadine dell'auto, ecco, quindi viene difficile capire come mai un privato può acquistare pezzi del motore che deve assolutamente essere manomesso e riparato da un addetto aventi i requisiti per legge. Quindi noi siamo stati molto molto attenti su questo, non accettiamo forme concorrenza sleale, mentre che se ci confrontiamo con quelle imprese che operano il territorio, che sono più capaci, che sono più competitive, alziamo con tutto rispetto le mani, quindi certo, non certo.
In questo senso c'era stato anche recentemente forse un principio di polemica, poi rientrato quando il Comune ha lanciato il progetto di autorecupero edilizio. Esatto, no? Ecco, anche questo, se bene a fare dei micro lavori e piccoli lavori, ma non si può inserire l'impianto di riscaldamento perché è regolamentato da una legge nazionale dove gli addetti devono avere determinati requisiti, uguale l'impianto elettrico, uguale il citofono, video citofono, e alcune situazioni dove deve essere svolto quel lavoro lì da una ditta avente i requisiti, certo, quindi iscritta alla Camera di Commercio e così via. E avere anche il patentino, non so, di Acegas per quanto riguarda... Ma assolutamente, un riconoscimento tecnico-professionale. Insomma, io credo che questo... Dica. Ecco, questo bisogna stare molto attenti, anche perché se la legge esiste e vengono sanzionate le imprese, è uguale per il committente che affida i lavori, che prevede la legge un determinato riconoscimento dei requisiti, ecco, l'utente viene pure lui sanzionato e anche pesantemente. Certo, però ecco, mi pare, restando nel campo della ristrutturazione di un immobile, nel campo edilizio, nel momento in cui tu vai a fare dei lavori di ristrutturazione, poi devi comunque richiedere l'abitabilità di quell'immobile e lì ti domandano certificato di conformità dell'impianto elettrico, dell'impianto del gas. A Cegas viene su a fare comunque la prova di tenuta. Se esiste il gas, sì. È lì difficile barare, no? Perché... Però ci siamo chiesti e più volte abbiamo anche manifestato a livello nazionale, basterebbe vendere tutte queste apparecchiature, comprendo lo spirito anche dei commercianti, basterebbe venderli col codice fiscale, poi starà il contribuente a spiegare al fisco o ai controlli del fisco come mai ha acquistato 5 climatizzatori, uno ci può stare, ho i requisiti, me li installo a casa, ma esistono delle realtà dove, come dire, strutturate che non sono imprese perché non hanno la partita IVA. Ecco, questo sarebbe opportuno capire come mai il sistema nostro, non solo territoriale ma nazionale, intende come dire, lasciar perdere queste strutture. Noi le abbiamo sempre sostenuto, noi siamo per rispetto delle regole, non vogliamo essere superati sulla destra a 200 all'ora superati e magari quello là non viene sanzionato perché non ha la targa. Noi siamo autodenunciati perché abbiamo la partita IVA, rispettiamo le regole come associazione, cerchiamo di formare le nostre imprese, ma vorremmo un attimo di più che venga stretta la maglia per i furbetti, ecco, perché ne esistono, ahimè. Certo. Ci sono magari comparti dell'artigiano che stanno soffrendo di più per la crisi? Ricordo qualche settimana fa avevo ospite a Svedia Trieste, responsabile della categoria autoriparatori, no? E lui diceva, sì, in effetti ne abbiamo sentito la crisi, abbiamo visto che se proprio la macchina si rompe devi per forza di cose ripararla bene, ma quelle che potevano essere in passato, che so, italiani che vengono sempre raccomandati, no, dalle case automobilistiche di farli, magari uno saltava un passaggio proprio perché per mancanza di liquidità. Possiamo fare altri esempi di... Beh, una categoria che ha sofferto la crisi e anche, come dire, la concorrenza dell'allargamento dei confini o dell'abbattimento dei confini è assolutamente l'autotrasporto. C'è una regola del cabotaggio dove non viene assolutamente rispettata. Noi purtroppo abbiamo della pressione fiscale, del carburante, il costo del lavoro stesso, eccetera, di un livello. Altri nostri partner europei hanno una situazione ben più competitiva, ben più a favore proprio dell'imprenditore. Esiste una regola del cabotaggio che non si possono far trasporti dal nostro paese al paese suo. Per dire, uno può arrivare col camion, scaricarlo in porto, ma non può caricare per tornarsene a casa. Ecco, purtroppo su questo accade spesso, perché ovviamente il prezzo, la riga finale, che l'utente anche in tempi di crisi sta molto attento, il prezzo sicuramente risulta inferiore, ma non perché l'imprenditore chiede di più o di meno, perché il sistema nostro è un sistema molto più pesante, di conseguenza si ripercuote sul prezzo. Ecco, so che con diversi governi
a questo punto come Confartigianato Nazionale, eccetera, avete così cercato di far modificare, magari con maggiori controlli sulla strada da parte delle forze dell'ordine, basterebbe, no? Perché alle volte magari le soluzioni sono abbastanza semplici, non occorre andare a fare chissà quali, perché la concorrenza, siamo in un'Unione Europea con paesi che hanno un sistema fiscale più pesante come il nostro e altri paesi invece nell'est Europa, dove invece oggettivamente il costo entriamo in una polemica della Comunità Europea che approvo fino a un certo punto, perché bene la Comunità Europea ma con regole uniche. Non si può avere una Comunità Europea con una moneta unica ma con regole diverse, una fiscalità diversa, specialmente nelle fasce di confine. Noi abbiamo un paese della Comunità Europea a 1,5 km dove ci sono una serie di servizi e di conseguenza anche la pressione fiscale differente, ma differente di tanto da quello che è da là nel territorio italiano. Quindi si poteva anche ipotizzare una fascia di rispetto dove limitare le differenze dei stati componenti dell'Unione Europea. Oggi questo non c'è e di conseguenza, come dicevo prima, l'autotrasporto ne soffre un po' di più. L'autoriparatore, perché l'autoriparatore comunque l'industria, sentendo la contrazione dei consumi, ha messo in campo determinate campagne di rottamazione, quindi uno non riparava più l'auto, conveniva magari cambiarla perché il finanziamento era a tasso zero, perché, e quindi il nostro artigiano autoriparatore si trovava con un decremento del lavoro e di conseguenza l'allontanamento di persone dipendenti formate magari con anni di sacrifici, eccetera, però questo è il mercato, questo purtroppo è la crisi. Certo, non sono mai state previste forme così di sostegno, perché magari questo è un problema che riguarda noi che siamo a pochi passi dal confine. Vado in Slovenia a cambiare le gomme dell'auto, vado a prendermi acqua di presa, vado a fare tante cose o porto qui prodotti e servizi che oltre confine costano meno. C'è stata la benzina agevolata che in qualche maniera ha tutelato il comparto dei benzinai, ma ci servono tanti comparti dell'artigianato. Beh, quello dei benzinai ha fatto specie, non volevamo essere fortapace, chiusi dentro e tutelati assolutamente, però loro, la loro battaglia era non legittima di più, perché ovviamente uno se deve pagare il carburante, perché il prezzo imposto nazionale diventa, adesso per la super sarà senza piombo, sarà di 1,60, dall'altra parte magari sarà 1,20, 1,30. Esiste ancora una tessera agevolata dell'agevolazione regionale, però ripeto, quando a Trieste e anche Gorizia esisteva proprio la benzina a regime agevolato, questo faceva rimanere nella nostra provincia dei soldi che oggi di fatto non rimangono, perché uno si trova di là, basti vedere a Capodistria una volta si andava e non c'era nulla. Oggi ci si perde dai centri commerciali, eccetera, perché questo è un'opportunità di sviluppo agevolata in qualche modo dalla burocrazia e dalla pressione fiscale, e l'economia si sviluppa dove conviene. Certo. Un'ultima battuta, perché siamo in chiusura, e si potrebbe dire, alla luce di quella mostra che ho visitato, credo fosse agosto, presso la vostra sede di via Cicerone, sugli artigiani andati in pensione, no? Che comunque sì, continuano, un artigiano è per sempre. Allora, una domanda era questa: quanto si trasmette di padre in figlio un mestiere oggi? In parte sì, in parte no. Abbiamo perso, ci sono stati governi regionali che hanno incentivato il passaggio da padre a figlio, però non ha prodotto granché. Tornando sul settantennale, dopo ci siamo interrotti, si inaugura la mostra fotografica il 6, la mostra fotografica per poi il dibattito, abbiamo una sfilata di acconciatori e moda la sera del sabato sera, il 7, e poi il 7, l'8 e il 9 c'è il campionato mondiale degli acconciatori presso il Molo Quarto. Quindi, per tornare alla mostra, così chiudiamo, siamo in dirittura d'arrivo, la mostra visitata un mese fa, esiste Confartigianato Imprese, esiste Confartigianato Persone. Uno di questi è proprio seguire la persona anche quando termina l'attività imprenditoriale. Gli anziani è un esempio per tutti. Certo, ecco, quindi ha fatto bene il Presidente a ricordarlo, volevo farlo io adesso in chiusura, quindi venerdì 6 novembre alle 10, Sala Maggiore della Camera di Commercio, convegno per i 70 anni di Associazione Artigiani Trieste, con eventi collaterali, come ricordava lui. Il 7 novembre Molo Quarto alle 20:30, sfilata degli acconciatori iscritti all'Associazione Artigiani di Trieste, a Confartigianato, e domenica e lunedì invece Molo, sempre a Molo Quarto, dalle 10 alle 19, la domenica.
domenica e lunedì 9 dalle 9 alle 14 campionato italiano di acconciatura dell'Accademia Acconciatoria. Esatto, assolutamente. Bene, mentre poi lunedì, ma questo è riservato ai soci, quindi un evento così esatto, più enogastronomico, ma non esatto, possiamo dirvi né dove né a che ora, perché appunto riservato ai soci, esatto, verranno informati ovviamente attraverso altri canali. Bene, Trieste in diretta finisce qui, io vi ringrazio per averci seguito, ringrazio Dario Bruni per essere stato con grazie noi a voi in quest'ultima mezz'ora, ci lasciamo per qualche minuto di pubblicità e poi le notizie con il nostro telegiornale.